E in questo caso parliamo di agricoltura. E infatti colleghiamoci direttamente con Ettore Prandini, collegamento da Siracusa, il presidente di Coldiretti. Lo vediamo, eccolo qui alle nostre spalle. Buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, dobbiamo dire, presidente, che... Buongiorno, ciao Massimiliano. Buongiorno, allora dobbiamo dire che domenica chiuderà il G7 Agricoltura in corso da una settimana proprio lì a Siracusa, che noi abbiamo raccontato, un comparto estremamente importante per il nostro paese, per l'Italia. Allora, voi avete elaborato un documento congiunto con le altre associazioni agricole del G7. Allora, che cosa avete consegnato e soprattutto che cosa chiedete nel documento? Ah, intanto Massimiliano, lasciami dire che Coldiretti è stata la capofila di questa intuizione di mettere intorno a un tavolo le 7 organizzazioni agricole più importanti che rappresentano ovviamente i paesi del G7, e l'obiettivo sarà ancora quello di crescere ulteriormente negli altri appuntamenti internazionali per porre al centro della discussione le tematiche che riguardano il comparto agricolo, l'agroalimentare, ma soprattutto il cibo come risposta sociale anche nei confronti di quei nuclei familiari che si trovano in difficoltà. E in questo documento abbiamo, diciamo così, posto all'attenzione come primo punto una corretta remunerazione del lavoro degli agricoltori. Non è un problema solo italiano o europeo, è un problema che riguarda tutti gli agricoltori del mondo, quindi riequilibrare i poteri all'interno della filiera e la distribuzione del valore diventa di fondamentale importanza. Poi il tema della sostenibilità ambientale rispetto anche a ciò che riguarda l'innovazione, la tecnologia che noi avremo a disposizione, ma per poterla avere a disposizione dobbiamo avere governi, istituzioni che sostengono economicamente le imprese agricole in questo processo, come avviene già anche per altri settori produttivi. E ancora di più il ruolo dell'impresa familiare, che ha sempre contraddistinto la storia di Coldiretti, che però è comune anche alle rappresentanze degli altri paesi, e quindi temi diversi fra di loro ma di grandissima importanza, rimettendo al centro della scena politica il ruolo dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Questo è quello che abbiamo discusso ieri. Allora, presidente, mentre stava parlando, tanti punti sono emersi. Ha parlato di familiarità, ha parlato di giovani, ha parlato di imprese, ha parlato, ecco, di un altro tema fondamentale che è la sostenibilità, che comunque è al centro di tutto questo. Stamattina sul Mattino, G7 Agricoltura, il Sud tende la mano all'Africa. L'Italia si pone come punto di riferimento grazie alle sue competenze, grazie anche alle sue imprese. E siamo, ecco, dobbiamo dire che fortunatamente negli anni ci siamo fatti notare da questo punto di vista. Sì, decisamente. Tra l'altro, anche, permettimi Massimiliano, con qualche piccola strumentalizzazione che c'è stata, noi abbiamo creato, fra virgolette, in termini di suggerimento, poi un'azienda che è quotata in borsa, che bonifica Ferrarese, che sta facendo delle operazioni particolarmente rilevanti in Africa, in termini proprio di educazione, di formazione, di accompagnare le aziende di quei territori in termini tecnologici, e soprattutto ancora di più tutto ciò che verrà prodotto rimarrà all'interno di quei paesi per dare una risposta importante a quelle popolazioni. E anche questo è un qualcosa che secondo noi deve essere attenzionato in termini di attenzione, e soprattutto con quello che ha sempre caratterizzato la storia dell'Italia, quindi di non essere un paese predatore o che vuole andare a colonizzare queste popolazioni e questi territori. Anzi, noi saremo al fianco di queste popolazioni, di quelle istituzioni, perché grazie all'agricoltura le loro nuove generazioni possono avere un futuro dignitoso e diverso rispetto a quello che hanno avuto negli anni passati. Presidente Prandini, mentre parla vedo anche delle immagini vicino a lei, super tecnologia, anche grandi droni. Purtroppo un dato che lei stesso ha dato settimana scorsa: i danni dei cambiamenti climatici hanno prodotto perdite molto consistenti, quantificato in 8,5 miliardi. Quindi è un momento difficile per l'agricoltura italiana? Purtroppo Massimiliano, veniamo da 3 anni pesantissimi. 2022 6 miliardi di euro, 2023 6,5 miliardi, 2024 8,5 miliardi ad oggi. Questo che cosa va a sottolineare?
che noi dobbiamo investire da un lato in termini tecnologici, ma anche con sistemi assicurativi che siano in grado di coprire quello che è il valore della reddituralità del lavoro dei nostri agricoltori. A fronte di tutto questo serve anche una velocità diversa da parte delle istituzioni. Non possiamo perderci nelle lungaggini burocratiche, bisogna intervenire nella manutenzione sul corso dei fiumi e sul letto dei fiumi, cosa che per anni non è stata fatta e poi ha portato a tutta quella serie, diciamo così, di situazioni critiche che hanno colpito in modo particolare alcune regioni come le Marche, come l'Emilia-Romagna, come la Toscana, e che noi non vorremmo più che queste situazioni si vengano a ripetere. In tutto questo un grande investimento per quanto riguarda i bacini di accumulo. L'acqua che cade all'interno dell'anno in termini di quantità non è cambiata. La tipologia di precipitazione invece è totalmente diversa. È concentrata e particolarmente violenta. Dobbiamo trattenere l'acqua piovana per trasformarla quando serve a servizio delle imprese agricole, a servizio della collettività, ma anche per quanto riguarda le produzioni energetiche come l'idroelettrico, che tra l'altro è una fonte totalmente sostenibile in termini anche ambientali. E anche in questo modo si guarda al tema della sostenibilità di quello che può incidere su tutti i nostri settori produttivi, ma dove ancora una volta l'agricoltura può esserne da capofila. Presidente, siamo in chiusura. Dietro di lei vedo ragazze e ragazzi. L'aspetto qui in studio, però le devo fare questa domanda. Ai giovani che ci stanno guardando, conviene ancora investire in agricoltura? Assolutamente sì. L'agricoltura, nonostante qualche criticità che attraversi in alcune filiere produttive, è un grande settore che può dare speranze e futuro alle nuove generazioni. È chiaro che dovremo lavorare a livello europeo, in questo caso in modo particolare, per cambiare alcune regole, come il principio di reciprocità, come tutto ciò che concerne il codice doganale, e quindi c'è un grande lavoro anche in termini istituzionali e di rappresentanza che va fatto per dare certezze e futuro ai nostri giovani. Grazie, grazie Ettore Prandini.